Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Il maltempo che sta colpendo in Abruzzo si sta facendo sentire. A Civitella del Tronto è crollata una parte della muraglia di contenimento del paese in via Federico II di Borbone. Sotto le macerie sono rimaste 3 auto, ma non si registrano al momento feriti. Sul posto i tecnici del comune insieme ad alcuni abitanti e le forze dell'ordine, carabinieri in primis. Intorno alle 13 la protezione civile regionale ha registrato il superamento della soglia di preallarme e graduale crescita verso la soglia di allarme dei fiumi Piomba, Saline, Fino, Feltrino, Aventino, Sinello, Alento, Foro, Sagittario e Tordino nel Teramano. Tutti gli altri fiumi delle province di Pescara, Teramo e Chieti mostrano una progressiva crescita. Ed è caos maltempo a Pescara in provincia, dove piove intensamente e incessantemente da ieri sera. Forti raffiche di vento sulla costa, chiuse oggi le scuole a Montesilvano e per 2 giorni a Città Sant'Angelo. Nel capoluogo adriatico chiuse le golene nord e sud del fiume Pescara. In città e nei comuni vicini si registrano sottopassi allagati e strade invase dall'acqua ovunque, anche in zone che generalmente non risentono del maltempo, frane e smottamenti in numerose zone. A Pescara è già attivo un numero verde per segnalazioni e richieste di interventi, l'800 112 122, ripetiamo, 800 112 122. Più tardi si farà il punto della situazione alla fine dei sopralluoghi in corso sulla città di Pescara per valutare la situazione. L'area golenare è interdetta a traffico e pedoni dalle 8 di stamane e lo resterà anche nelle prossime ore a causa del livello del fiume Pescara e delle previsioni meteo che annunciano il persistere delle precipitazioni. È funzionale la situazione dei fossi monitorati fino a poco fa a Pescara e che al momento è sotto controllo. Fosso Grande, Fosso Vallelunga e Fosso Mazzocco non risultano particolarmente allarmanti, secondo il comune, che sottolinea come si continuino tuttavia a registrare criticità derivanti dagli allagamenti nella zona sud della città e precisamente nella zona stadio, in quella del Cardinale Mazzarino e nell'area di San Donato. Gli smottamenti registrati non destano particolare preoccupazione, si registrano inoltre interventi per la rimozione di alberi e rami caduti nelle zone vicine a parchi e verde. E nel comune di Pescara, causa maltempo, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di domani e sabato. Durante i 2 giorni di chiusura si farà manutenzione e ripristino dei locali che ne hanno bisogno. In questo momento, fa sapere il comune di Pescara, abbiamo tutti gli uomini della protezione civile, la polizia municipale, le squadre di attiva mobilitate. 2 squadre della protezione civile stanno controllando il territorio sotto il coordinamento di Angelo Ferri e altre 2 sono pronte a intervenire alla prima ulteriore difficoltà. Con la protezione civile regionale e al vaglio la possibilità di aprire il centro operativo organizzativo comunale. A Montesilvano è stato chiuso il tratto di lungomare compreso tra Viale Europa e Via Marinelli. La chiusura è stata disposta per permettere agli uomini della protezione civile di intervenire con le idrovore per liberare le traverse interessate da allagamenti.
aperto il sottopasso dietro la stazione ferroviaria e ha cambiato percorso l'autobus 2 barrato che in questo momento transita sulla nazionale e non sul lungomare che è chiuso al traffico. Molti i problemi riscontrati sempre a Monte Silvano a causa degli allagamenti che si sono verificati. Le vie più interessate sono via Torrente Piomba, via Abruzzo, via Piemonte, via Firenze, via Maremma, via Trentino, via L'Aquila. Chiusi e presidiati i sottopassi di viale De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro. Chiuso anche il lungo fiume e un tratto di via Vestina all'altezza di via Colombo. Dalla notte scorsa il territorio di Monte Silvano è pattugliato da volontari della Protezione Civile e dagli operatori della Polizia Locale. A questi si affiancheranno alcune squadre della Regione. Stamattina è stato attivato il Centro Operativo Comunale per la Pianificazione dell'Emergenza, operative due pompe idrovore del Comune. E per chi dovesse avere bisogno di informazioni, ecco alcuni numeri utili. Innanzitutto quello dell'ARPA, le autolinee regionali pubbliche abruzzesi, 800-762-722. Ripetiamo, 800-762-722. Poi c'è il numero di Trenitalia per appunto i treni, 89 20 21, ripetiamo, 89 20 21. Il numero poi della GTM per quanto riguarda gli autobus a Pescara e provincia, 085 43 212, ripetiamo, 085 43 212. E poi c'è il numero pescarese dell'ANAS per quanto riguarda le informazioni sul traffico con le auto, anche per quanto riguarda le strade comunali e provinciali, il numero è 085-28-429, ripetiamo 085-28-429. Cambiamo argomento. L'invito a fornire chiarimenti è stato rivolto dal commissario per la sanità abruzzese D'Alfonso al direttore generale della ASL di Avezzano, Sulmona L'Aquila, Giancarlo Silveri, sulla decisione del direttore generale stesso di indire un avviso pubblico di selezione per conferire l'incarico di dirigente del servizio aziendale delle professioni sanitarie. L'intervento del commissario trova origine, spiega D'Alfonso, da una richiesta scritta del segretario provinciale del NURSIND dell'Aquila, Antonio Santilli. Chiedo con forza ai miei colleghi di giunta di porre rimedio alle modalità di conduzione che sono determinate nelle aziende sanitarie. Lo ha dichiarato l'assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Donato Di Matteo, secondo cui c'è una richiesta di cambiamento all'interno delle ASL che ci viene posta da chi ci ha dato fiducia. Da qui l'appello di Di Matteo alla Giunta regionale. E sempre la Giunta regionale ha deciso, su proposta dell'assessore alla pesca Pepe, di destinare 200.000 euro di contributi integrativi ai marittimi imbarcati sulle unità di pesca del porto di Pescara. Le risorse, in arrivo dal Fondo Unico delle Politiche di Sostegno all'Economia Ittica, sono state predisposte dall'esecutivo regionale in relazione alla difficile situazione economica dei marittimi. Approvato ieri dal Consiglio Comunale di Monte Silvano con 12 sì e 8 no, il progetto di completamento e miglioramento della viabilità di via Gran Paradiso, con avvio della procedura espropriativa. Approvato all'unanimità il regolamento comunale per gestire il compostaggio domestico, un sistema per l'autosmaltimento domiciliare dei rifiuti organici che arrivano dalla manutenzione di piccole aree e dall'attività di casa, basato sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti, cioè buttati al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dalla famiglia richiedente in apposite compostiere e rivolto solo ai proprietari di case con giardini.
Si è riunito ieri sera a Montesilvano il primo forum di discussione sui giovani. Un'attenzione maggiore sul volontariato, la necessità di individuare luoghi di aggregazione per i giovani, più iniziative che coinvolgano i ragazzi su variegate tematiche. Questi alcuni spunti emersi nel corso dell'incontro. I ragazzi si sono impegnati ad aprire una pagina Facebook che possa coinvolgere i giovani e rappresenti un primo confronto tra i ragazzi montesilvanesi. Grande attenzione anche alla biblioteca comunale, che nel corso del prossimo incontro, che si terrà sempre in comune mercoledì 11 marzo alle 19, sarà al centro della riflessione. Il direttivo del Sindacato Giornalisti Abruzzesi e i delegati al 27° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, svoltosi a Chianciano, esprimono soddisfazione. Sono stati eletti infatti ben tre rappresentanti del Sindacato Giornalisti Abruzzesi nel Consiglio Nazionale dell'FNSI per i professionali, i colleghi Ezio Cerasi e Marco Patricelli, e per i collaboratori il collega Giacomo Cavuta. Ezio Cerasi è entrato inoltre a far parte della giunta della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevedono sulla costa pioggia con temperature da 5 a 6 gradi e venti molto forti, e nelle zone interne neve con temperature da 2 a 4 gradi e venti molto forti. Domani si prevedono sulla costa possibilità di pioggia con temperature da 6 a 7 gradi e venti da forti a molto forti, e nelle zone interne pioggia con temperature da 4 a 5 gradi e venti da forti a molto forti. Il mare è previsto agitato oggi e da molto mosso ad agitato domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.